Attenzione! Per la prima volta in città una vendita di vestiti all'ultima moda importati direttamente da Parigi. La sfilata sarà illustrata dalla affascinante Miss Dronio, nota stilista parigina. E ricordate il vostro portafoglio. Vestiti alla moda scontati, non perdete questa occasione. Tu che ne pensi? Mi sembra un po' strano che un negozio di abbigliamento abbia il marchio del teschio. Quei furfanti sono sempre a caccia di soldi facili per cercare la pietra d'Ocroton. Andiamo a vedere cosa stanno combinando. Sì, andiamo, andiamo. Buonasera, signore e signori. Benvenuti alla nostra sfilata d'alta moda. Il primo capo è un modello da sera indossato dal signor Dodon, il nostro sarto, stilista e indossatore. Ah, buongiorno, bonsoir, buonanotte. È una creazione degli stilisti più famosi del mondo, l'inconfondibile Saint Solan. Ah, guardate come sono elegante, gente. Anche se siete bassi, grassi e brutti, con i nostri modelli sarete sempre belli. Oh, come sono bello. Come facile imbrogliare questi. Oh, come facile. Bene, signori, adesso andiamo avanti con i modelli della sfilata. Completo senza bottoni di Germain. Pantaloni svasati alla Belmondo. Pelliccia di tigre castoro per i giorni più freddi dell'anno, consigliata a carnevale. E un mantello di disegno universale. Poi alla vostra destra. Ehi, volete spicciarvi? Penso che questa sia la truffa più faticosa della nostra carriera. Modello a spaventapasseri. Unisce praticità ed eleganza per chi vive in campagna. Per gli uomini ben dotati fisicamente, un modello trasparente. Mai più borse a 24 ore per una giacca a 1000 tasche. Completo a righe per uomini d'affari frettolosi. Pullover di lana per innamorati. Ah, dove sei, bella? Ma che fai? Eccoci qua. Sono tutti in offerta speciali. In Europa i prezzi oscillano intorno a 100.000, ma noi ve li offriamo a 10.000 il pezzo. 10.000, davvero? Io ne prendo subito uno! Grazie, signore. Vedrà che non si pentirà del suo acquisto, ecco. Grazie, signori. Ecco a lei. Grazie a tutti. Che diavolo mi avete dato? Non è la quarta. E questa, allora, vi sembra un'extra corta? Insomma, o ci date altre misure, vogliamo indietro i nostri soldi. Una volta indossata, la merce non si rimborsa. Niente paura. La sartoria Drombo vi assiste anche dopo l'acquisto. Vi adatteremo per ogni tipo. Oh, fermi, così mi farete a pezzi Più alti, più bassi, noi risolviamo tutto, ecco. E alla peggio possiamo anche tagliarvi la testa. Aiuto! Oppure una bella stirata per eliminare le pieghe. Mi piacciono i vestiti sbalziti. Allora, avete ancora lagnanze da fare sui nostri vestiti? Coraggio, signori, venite pure avanti. Aiuto! Proprio come pensavamo. Hanno truffato quella gente e poi l'hanno minacciata. Vieni, Janet. Sì, Ganchan. Pare che non sia andata male stavolta, non è vero, Boyan? Dai, poi in questi tempi di crisi non è certo facile combinare un buon affare. Proprio così, bisogna anche prendersi una piccola percentuale. Ogni tanto, sì. Oh, fermali! Oh, dottor Docrobei! Maestro! Sei un essere avido e meschino, Boyacchi, vergognati! L'hai fatto ancora, imbroglione! Oh, di cosa parla, miss? Lasci stare, Dronio, ci penso io a punirlo, sono più esperto. Ah, oh, no, la prego! Ho trovato la pietra d'Ocroton nel reame di Sui Sui. Il reame di Sui Sui? Un tempo a Sui Sui regnava una strega, ma un re riuscì a prenderle il trono. Ora il figlio del re sta per sposare una bella principessa del regno accanto. E allora? Si dice che il principe regalerà qualcosa di molto importante alla principessa come dono di nozze. Cioè la pietra d'Ocroton? Esatto, e voi dovrete impadronirvene e portarla qui. Buona fortuna! Oh, che strano, questa volta se n'è andato via senza esplodere. Ha visto Miss Droni, accidenti. Beh, in fondo il maestro ci vuole bene. Io l'ho sempre saputo. Su, andiamo. Va bene. Accidenti, che spadato! Oh, Miss Droni, non so come, ma mi si è ingrossato il sedere. Non riesco più a passare per la botola. Avanti, Janet, muoviamoci anche noi. Ok, andiamo. Ed ecco il mio nuovo robot macchina da cucire. Partenza per il reame di Sui Sui! Partenza! Yatta King, pronto a partire? King!
castello meraviglioso. Sembra uscito da una fiaba. Sarebbe meraviglioso incontrare un bel principe azzurro in un posto come quello. Altezza? Vostra Altezza? Oh, come ho sentito la vostra mancanza in tutto questo tempo. Ah, sì, anch'io. Ah, no, tu, Boiacchi! Vabbè, e questo le dispiace tanto, mi sdrogno. Oh, guardate là, sta arrivando qualcuno. Nascondiamoci, presto! Non permetterò mai che avvenga questo matrimonio. Piuttosto li addormento tutti e due per un secolo. Deve essere proprio una strega quella lì, eh? Su, avanti, seguiamola! Certo. Ma non mi permetterei mai, prima le signore. No, oh, no, sì, no, ma vai tu, Boiacchi, vai anche tu, Boiacchi. E voi chi accidenti siete? No, apprendisti stregoni, naturalmente. Veniamo da voi per imparare, signora strega. Cosa? Io non insegno niente a nessuno. Signora Megera, non volete che il reame dei Sui Sui torni ad essere un vostro dominio come una volta? E a te cosa interessa? Non volete vendicare le vostre colleghe uccise nella caccia delle streghe? Ma certo, non aspetto altro, donna. Io sono l'unica sopravvissuta. Ascoltate la mia idea. Diventerò vostra figlia adottiva e sposerò il principe. Che ne pensate? Il principe? E che farai una volta diventata regina? Oh, semplicissimo! Ci impadroniremo del reame e governeremo il popolo con ingiustizia. Che ne dite, signora strega? Ah, sì! È veramente un'idea diabolica! Cosa c'è? Perché ridete? Oh, principessa, sono così felice che voi, principe, possiate finalmente coronare il vostro sogno d'amore. È fin da bambini che vi conoscete. Ogni nostro sforzo sarà volto a mantenere la pace nel reame. Naturalmente, Altezza Reale. Che succede? Ma che cos'è quello? Mi sento strano. Oh, principessa! Principessa, principessa, dove siete? Non ti sentirà, bel principe. Mia madre l'ha fatta addormentare con un potente incantesimo. Chi sei? Perché hai quegli strani vestiti? Ascolta, principe. Il re tuo padre tolse questo regno alla mia famiglia. E non contento di questo sopruso, uccise anche tutte le streghe mie colleghe. Lo fece perché governavate male e davate anche fastidio ai paesi vicini. Sta zitto, moccioso. Libera subito la principessa dall'incantesimo. Lo faremo, a patto che invece della principessa sposerai me, la principessa Dronio. Che ne dici? No, la mia promessa sposa è la principessa. Oh, quanti pregiudizi hanno da queste parti. E va bene, se tu non mi sposi e non mi fai diventare regina, faremo addormentare tutti gli abitanti del regno, così andrà tutto alla malora. Maledetta! Finalmente il reame dei Sui Sui tornerà tra le mie mani come una volta. Vi prego, vostra Altezza, liberate la principessa, vi prego. Voi libererete veramente la principessa se vi sposo? Parola di ladra! Va bene. Qualcuno piange e si lamenta. Deve essere là, guardate. Signora, cos'è successo? Oh, e voi due chi siete? La squadra Yattaman, sempre in lotta contro il male. Oh, Yattaman. Oh, non potrei essere più felice. Sposerò un bel principe come ho sempre sognato. Tutti hanno sempre parlato male di me. Mi dicevano che ero una donna malvagia e ho passato tutta la vita combattendo come un uomo. Ho sacrificato il mio bisogno d'amare per cercare la pietra d'Ocroston. Oh, come sono stata stupida! Ah, Miss Dronio, come ha fatto a ignorare il mio fedele e appassionato amore e sposare un altro uomo? Ah, sono disperato, come farò adesso? Perdonami, Boiacchi, ma ho resistito fin troppo alla mia natura di donna. Come faremo con la pietra d'Ocroston? La pietra d'Ocroston?
ormai non significa più niente per me. Non è che un sasso come un altro. Ah, come osa parlare così? Dice sul serio. Ma non ha paura della punizione del dottor Docrobay? Per quanto la sua punizione possa essere dura, la sopporterò in nome del mio amore. Oh, è sicura di ciò che dice, Miss Rogno? E certo, e adesso levatevi dai piedi. Ma chi l'ha preso? Non la riconosco più. Sai, le donne fanno sempre così quando trovano qualcuno disposto a sposarle. E come dote offro alla mia sposa la preziosa corona lasciatami da mio padre. Ma è la pietra d'Ocroston! Oh no, tanto ormai non mi serve più a niente! Un momento, ma ce l'ho proprio davanti! Che sceglierò, l'amore o il tesoro? Oh, povera me, come sono indecisa! Ora la corona è tua, principessa Drone. Oh, principe! Fermo, principe! Non dare la corona a quella donna! Oh, yeah. No! Sì, siamo noi, Dronio! Ah! Yattaman, avete chiuso, furfanti! Oh no, hanno ritrovato la principessa! Finché ci saremo noi, la malvagità non vincerà mai! Siamo pronti ad arrivare ovunque per mantenere la pace sulla Terra! Davvero? Beh, per quanto mi riguarda potete anche andare al diavolo! Ehi, ferma, che vuoi fare? Ora che ho questa non mi serve più, ragazzo! Non la passerai, liscia! Sfera spaziale, via! Non era la pietra d'Ocroston, ma era un ottimo parafulmine. Oh no, la pietra si è rotta! Oh, guardate, la principessa si è risvegliata. Principessa, principessa! Vostra Altezza! Mia diletta sposa! Oh! Allora quella era una pietra magica! C'era da aspettarselo, ce l'hai anche stavolta! Ormai non abbiamo più niente da perdere, non ci resta altro che combattere contro gli Yattaman! Avanti, Dronio, noi siamo pronti! Le tre unità Yatta aspettano dentro Yatta King di essere scelte secondo la situazione e le condizioni che si presentano. Cocico è abbinata a Yatta Doyler. Doyler, partenza! Hanno tirato fuori Yattosauro, che vada al diavolo! Buon combattimento, ragazzi! Forza, bando trompo, vincete! Vabbè, si comportano bene oggi, vero? Ora dobbiamo pensare a combattere, idiota! Ah, mi è tornato normale! Senza esclusione di colpi! Agli ordini, Mitronio, a fuoco! No! Accidenti! Fai qualcosa! Prendi questo! Coraggio, Doyler, manda giù questo! Funziona! Ed ecco a voi, robot sorpresa della settimana! In effetti, ora che ci penso, è l'ora di pranzo e ho un certo languorino. E quelli sono bicchieri, ragazzi. E ci sono anche le tazze per il brodo. Quegli sciocchi ci prendono in giro. Ah, visti i precedenti, non ne sarei tanto sicuro. Benché i robot di Yattaman sembrino delle normalissime stoviglie, in realtà sono in metallo leggero e ognuno di essi contiene un sofisticato computer. Oh!
ti preoccupi, Miss Dronio, siamo preparati a fronteggiare anche questo, ecco. Cosa ci vuoi fare con quella striscia? Un po' di pazienza e lo vedrà da sola. E adesso anche la banda Drombo ha il suo animaletto, Miss Dronio. È la battaglia del secolo tra robot giganti. Una piccola telecronaca per i nostri ammiratori. Secondo lei chi vincerà, Miss Dronio, ci dica? Naturalmente il nostro agilissimo volatile, ne sono certa. Si accettano scommesse. No. Non si preoccupi, Miss Dronio, è tutto calcolato. È un robot speciale. Nel suo corpo c'è una potentissima bomba che li distruggerà entrambi, capisce? Sei più intelligente di quanto sembri, lo sai. Ha ragione, Miss Dronio, l'apparenza non conta. Oh, ma questo vorrebbe dire che sembro... Un perfetto sciocco a fuoco! Via! Vittoria! Grido di vittoria, ragazzi! Yotto! Perché quella miccia Boiacchi non avrà installato un congegno di autodistruzione, voglio sperare! Vabbè, a dire il vero c'è un'altra carica a bordo, Miss Dronio. Sì, e dopo tutto sei veramente quello che sembri! Ce l'abbiamo fatta! Allora, siete pronti, ragazzi? Sì! Posa di vittoria! Yatta! 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 Man! Doyle! King! Non so come ringraziarvi. Se non fosse stato per voi, sarebbe finita male per noi. E devi ringraziare la corona amuleto di tuo padre. Se non fosse stato per lei, non so quanto avrei continuato a dormire. Sono sicura che anche senza corona, prima o poi, ti saresti svegliata per raggiungere il principe. Giusto. Il vostro amore per la principessa e per il regno avrebbe trionfato comunque. Auguri. Grazie amici. Chissà dove sarà adesso il trio Drombo. Insomma, è possibile che Docrobain non riesca mai a dircene una giusta? Non ha importanza. Questo è il momento della punizione. Dovreste saperlo ormai. Un momento, stavolta facciamo prima l'invettiva di Prassi. Vai al diavolo! Mi sembra che siate usciti un po' sgualciti da quest'impresa. Penso proprio che avete bisogno di una bella stiratina. Oh, aiuto! Aiuto, fermatelo! E anche questa avventura è finita. Come.